Siamo qua con l'istituzione del cinema e del teatro italiano, Michele Placido, il quale ha ricordato fin da subito qui a San Vitale a San Salvo un aneddoto legato alla chiesa di San Giuseppe. Io allora le chiedo, lei ha anche altri aneddoti legati al suolo abruzzese? Se sì, quali, se lo può raccontare, legati anche alla sua famiglia? San Salvo era il punto principale, perché aneddoti erano che si viveva come se fosse il paese nostro. Qui si andava a fare la spesa, si cucinava, mamma era molto religiosa, questo. E noi bambini accompagnavamo proprio lì, quella chiesa lì, e per le funzioni religiose, ma anche per le feste. Mi ricordo una bellissima festa patronale e tanti, tanti fatti meravigliosi. Però, essendo bambino, non è che ho delle particolarità, ma mi ricordo un periodo che ogni anno venivamo qua. Insomma, è stata sempre dell'estate bellissima, perché il mio paese non ha il mare, è una collina, per cui aspettavamo con gioia l'estate di San Salvo. Lei ha più di 50 anni di carriera all'interno del cinema ma anche del teatro. Le volevo chiedere, a un giovane che si vuole approcciare al mondo del cinema e anche del teatro, cosa si sente di consigliargli? Posso dare qualche consiglio, ma vede, come nella musica, anche il teatro e il cinema, il talento non si può insegnare, se no non si può insegnare uno a diventare Rossini o Giuseppe Verdi o Fellini. Quello ce l'hai già dentro, si può far venire fuori un po' qualcosa, si può aiutarlo, ma poi se la deve vedere lui da solo. Comunque, quello che posso insegnare intanto quello che non farò più giovane di oggi, andare a vedere il cinema di qualità, non stare a guardare solo le serie, il grande cinema di qualità, leggere tanti libri, cosa che nessuno fa, e allora forse diventerà un buon regista. Okay, bene, perfetto, grazie mille, arrivederci. Grazie.